Diceva prima Franco Meloni, io insegno alla Facoltà di Economia e mi occupo di economia degli intermediari finanziari, insegno banca e finanza. Perché mi occupo del tema di cui vi dirò? Me ne occupo non da moltissimo tempo, perché in questi processi di introduzione di questo tipo di tematiche dentro l'università 5 anni sono niente. Però questi 5 anni che sono cominciati nel mio caso nel 2003 sono stati molto importanti per la mia esperienza personale e anche per quello che è stato possibile fare nella mia università. Dunque, la mia università è appunto l'Università di Perugia, degli studi di Perugia. Dicevo, nel 2003 la mia università venne interpellata dalla regione Umbria, la quale la Regione Umbria aveva a disposizione delle risorse europee, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, FESR, per le azioni innovative, cosiddette azioni innovative. Come capita in qualche caso, telefona un dirigente della Regione e dice: abbiamo dei fondi che hanno una destinazione obbligata, cioè l'università, e le azioni innovative nell'università, in particolare gli spin-off accademici. Vi confesso che io all'epoca ero già delegato del rettore e la mia delega all'epoca riguardava solamente il bilancio dell'università. Quando mi venne fatta questa proposta, pensai più al bilancio dell'università che non a quello che poi effettivamente bisognava fare. Cioè, ci proponevano del denaro in tempi di vacche magre, come sono quelli che corrono per le università da qualche anno a questa parte, di fronte a un'offerta di denaro, di finanziamenti disponibili, guai a tirarsi indietro. Accettata questa offerta, ci siamo chiesti che cosa dobbiamo fare. Io di che cosa fosse uno spin-off, di che cosa fosse un'attività di trasferimento di risultati della ricerca all'ambito produttivo, sapevo poco più che una definizione. Come si fa in questi casi, cioè come ci si comporta? Si studia sicuramente, ci si informa e poi si cerca di andare a vedere qualche esperienza dove questa è già stata acquisita. E quindi insieme a una mia allieva, che adesso è la titolare dell'ufficio trasferimento, l'abbiamo chiamato l'ufficio trasferimento della conoscenza dell'Università di Perugia, abbiamo cominciato a girare le università italiane. Io poi andrei anche all'estero a fare questa attività per vedere che cosa si faceva per favorire il cosiddetto trasferimento tecnologico dalle università. Ora, sottolineava prima il dottor Meloni, giustamente, è un argomento importante questo del trasferimento tecnologico. Perché? Perché, come vi sarete accorti, di innovazione si parla tanto a proposito e a sproposito. Si dice giustamente che l'innovazione, i processi innovativi sono l'unico modo per far decollare la nostra economia, per farla ripartire, per far reggere l'impatto della concorrenza internazionale. Tutto vero, però come sempre accade in questi casi, il problema è passare dalle parole ai fatti. E allora per vedere qualcosa di fattuale, di concreto, ci si guarda intorno. Andammo 5 anni fa a visitare l'incubatore universitario forse più all'avanguardia in Italia, che è quello costituito presso il Politecnico di Torino. Questo incubatore si chiama I3P. Io andai a vedere l'incubatore che c'è in Francia, a Grenoble, lo ZIRST, e poi andammo a vedere l'allora costituendo incubatore dell'Università di Padova e ci accorgemmo che, facendo queste visite, che c'era un network che si stava costituendo tra le università italiane impegnate in questo campo. Questa rete di università, che all'epoca riguardava solo università del nord, tanto per intenderci c'erano il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l'Università di Bologna, l'Università di Padova, c'era Udine e Trieste. Cioè, quindi già la collocazione geografica vi dice qual è già il tipo di esperienza che c'è in termini di dialogo tra questi atenei e il mondo della produzione. Parliamo della zona più sviluppata d'Italia,
in termini proprio di attività industriale, di attività economica. Dicevo, si stava costituendo questo network. Io feci una scommessa perché il mio rettore mi aveva dato carta bianca in questo senso, che era quello di aderire subito a questo network di università, anche se noi stavamo veramente ai prodromi di questa attività. La scommessa si è rivelata vincente perché abbiamo subito imparato un sacco di cose. Che cosa abbiamo imparato? Come, diciamo, referenti di questo processo all'interno dell'Università degli Studi di Perugia. Abbiamo imparato innanzitutto che per favorire il processo di trasferimento tecnologico bisogna impegnarsi nel campo della creazione delle imprese. Cioè, un dato significativo è lo stimolo che dall'attività di ricerca, dallo sfruttamento dei risultati dell'attività di ricerca può arrivare alla creazione di nuove imprese. Questo era il primo dato e ce ne siamo accorti perché abbiamo visto che l'incubatore di Torino, Politecnico, parliamo di una dimensione enorme per le nostre università, pensate, il Politecnico Torino fa circa 2 volte l'intera università di Cagliari, circa 60.000 iscritti in termini di iscritti, ma poi in termini di ricerca, di trasferimento tecnologico, e così più o meno il Politecnico di Milano. Dicevo, l'incubatore del Politecnico di Torino nel 2003 era pieno. Che cosa significa innanzitutto il termine incubatore? L'incubatore è un luogo fisico dove vengono ospitate imprese di nuova costituzione. Imprese di nuova costituzione che possono essere imprese nate dalla ricerca, in quel caso si parla di imprese spin-off della ricerca, oppure possono essere anche imprese neonate ritenute degne di essere soggette ai servizi di incubazione perché innovative. Cioè, quindi nell'idea di incubatore c'è implicita anche un'idea di selezione. Non tutte le imprese possono essere ospitate in un incubatore, vengono ospitate in un incubatore imprese innovative. Poi sul termine innovativo cercheremo così di chiarire bene che cosa si intende per termine innovativo. Tant'è vero che parlavo l'altro giorno con mio amico, ex presidente dell'incubatore di Torino, il professor Pozzolo. Il professor Pozzolo mi diceva che in questo momento all'incubatore di Torino vengono ammesse il 25% delle imprese richiedenti, cioè quindi c'è un 75% che sta fuori. Quindi vuol dire che ci sono molte richieste e che non tutte queste richieste vengono accettate, ammesse dai servizi di incubazione. Perché questa selezione anche così dura, così discriminante? Perché evidentemente essere ammesso all'incubatore significa ottenere una sorta di certificazione di garanzia di innovatività. Vedremo più avanti nel corso di questa conversazione che questa certificazione di innovatività può essere qualcosa di spendibile. Ad esempio, ve lo anticipo, le imprese soggette ai servizi di incubazione dell'incubatore di 3P di Torino, per effetto dell'ammissione all'incubatore, hanno, per convenzione con Intesa San Paolo, la banca, un fido da 100.000 euro privo di garanzie. Qual è la garanzia che sta alla base di quel fido? Il fatto che c'è un rapporto convenzionale tra l'incubatore e la banca, che dice, se tu le hai scelte, vuol dire che queste sono imprese innovative, vuol dire che hanno un futuro e io sono disposto a mettere dei quattrini e a concedere un prestito senza altra garanzia che non questa sorta di certificazione che è stata loro data. Questo per dire come poi quest'idea dell'innovazione, che è un'idea apparentemente astratta, può avere una ricaduta concreta. Faccio un inciso. Io ho cominciato subito sparato anche perché il tempo è tiranno e ho un aereo che incombe. Però mi farebbe piacere, se la cosa vi interessa, che questo non fosse solo un monologo. Quindi se dico delle cose non sufficientemente chiare, potete, lo dico a lezione, quando faccio lezione agli studenti, figuriamoci in questa occasione. Mi fermate e dite, guardi,
non è stato chiaro, può dirmi, e io lo faccio molto volentieri. Se poi ci sono delle cose che vi incuriosiscono, sulle quali vi interessa sapere qualcosa di più, se posso, lo faccio molto volentieri, però mi dovete fermare e dovete chiedermelo. Quindi lo potete fare in qualsiasi momento, non mi offendo, anzi ve ne sono grato. Quindi preferirei che fosse più un dialogo che solo una conversazione da parte mia, anche perché credo che in questo caso l'effetto sul piano proprio dello scambio reciproco sia più che moltiplicato. Allora, dicevo, quindi abbiamo girato, abbiamo cominciato a vedere questi incubatori e abbiamo cominciato a dire che cosa potevamo fare nella nostra università in cui nel 2003, cioè 5 anni fa, di tutto questo ancora non si era parlato, per poter incominciare a lavorare, per poter incominciare a fare qualche cosa che non fosse un incubatore, perché all'incubatore vero e proprio non ci siamo ancora arrivati dopo 5 anni. I servizi di incubazione continuiamo a farli dentro l'università, però stiamo per. E che cosa abbiamo incominciato a fare? Allora, ce lo siamo dovuto inventare. Con i soldi, con questi soldi che ci diede la Regione Umbria, abbiamo messo insieme una squadra di persone, di specialisti. Abbiamo cominciato ad allevare un gruppo di specialisti nell'attività di scouting, cioè di ricerca, e di, posso dire, e di trasferimento tecnologico, trasferimento dei risultati della ricerca. E questa squadra, fatta di giovani di provenienze molto eterogenee, perché c'erano giovani della facoltà di economia, c'erano giovani della facoltà di ingegneria, c'erano giovani della facoltà di medicina, hanno incominciato a girare per i dipartimenti. Sapete che i dipartimenti universitari sono le strutture deputate alla ricerca, no? Le facoltà si occupano di didattica, i dipartimenti si occupano di ricerca. Che cosa hanno fatto questi giovani nei dipartimenti? Hanno cominciato ad andare a vedere se c'erano delle ricerche in corso, quindi una sorta di censimento delle ricerche in corso, che potevano essere utilizzate per applicazioni produttive. Quindi la prima cosa è andare a dire: ma che state facendo nei laboratori di ricerca universitari? Ci sono ricerche che potrebbero in qualche modo dar vita ad attività produttive? Allora, la ricerca universitaria in Italia è di basilare importanza. Cito un dato. Sapete che è un dato che fa piangere, perché le spese in ricerca e sviluppo, in Italia ammontano all'incirca poco più di un punto percentuale del prodotto interno lordo. Prodotto interno lordo è il valore delle merci, dei servizi prodotte in un anno nel nostro paese. Le spese di ricerca e sviluppo complessive in Italia ammontano a circa poco più di un punto percentuale rispetto al PIL, rispetto al prodotto interno lordo. Quando si parlò di prospettive per l'Unione Europea, venne lanciata quella che ormai è anche qui stracitata e abusata, la famosa strategia di Lisbona, che pensava all'Unione Europea come uno spazio ad alta innovazione e dedicato a si diceva, una civiltà della conoscenza. La strategia di Lisbona risale ormai a qualche anno fa. Per fare in modo che questo obiettivo della civiltà e della area dedicata allo sviluppo della conoscenza e all'innovazione, i governanti dei paesi dell'Unione Europea dissero che bisognava spendere almeno il 3% del PIL in ricerca e sviluppo. Il nostro dato è all'1, cioè un terzo, ben lontano da quell'obiettivo traguardo fissato con la strategia di Lisbona. Sapete, in Finlandia, a quanto sta il rapporto tra spese per ricerca e sviluppo e PIL? Sta, se non ricordo male, tra il 4 e il 5%, quindi oltre l'obiettivo fissato dalla strategia di Lisbona. In Francia stiamo al 2,3%,
Germania stiamo al 2,5, in Giappone poco sotto il 3, noi siamo il fanalino di coda. Questo tanto per dire che è vero che certe cose si fanno un po' per missione, no? Come diceva il dottor Meloni prima. Ma l'ambizione di fare le cose per missione deriva dalla consapevolezza di quanto c'è da fare in questo campo. Allora, quell'1% che in Italia si spende per le spese di ricerca e sviluppo, per il 60% è rappresentato da spese per ricerca e sviluppo di provenienza pubblica. Cioè, quindi più della metà dei fondi spesi per la ricerca e lo sviluppo nel nostro paese è di provenienza pubblica, statale. E di quel 60%, la gran parte, non vorrei sbagliare, ma credo che sia quasi, se non l'80, 75%, quindi tre quarti, sono quelli che vanno a finanziare la ricerca nei laboratori universitari. Allora, il che significa che il privato, il settore privato, cioè le imprese, che sono gli altri finanziatori della spesa per ricerca e sviluppo, spendono circa il 40% di quell'1%, cioè lo 0,4% del PIL. Il che non ci rende molto diversi dagli altri paesi europei, perché anche lì la proporzione è poco più della metà spende il pubblico, poco meno della metà spende il privato per la ricerca e sviluppo, però è la dimensione complessiva, il volume complessivo delle spese nostre che sono di molto inferiori. Allora, perché vi ho citato questi dati? Per dire che quel 60% di spese per ricerca e sviluppo che vengono fatte nell'università vanno rese produttive. Che cosa significa? Significa che la ricerca che si fa nell'università può essere sostanzialmente di due tipi. O una ricerca cosiddetta di base, la ricerca di base è la ricerca più bella, no? Per cui professore di storia, professore di economia decide di occuparsi, dico un paradosso, del sesso degli angeli. E lo fa perché gli piace, perché gli interessa, è una ricerca libera. La ricerca di base non porta risultati immediati, ma crea i presupposti perché poi ci sia la ricerca applicata. Chiaro? Allora, in questo momento nelle università italiane finanziare la ricerca di base è sempre più difficile. Sempre più difficile perché? Perché la ricerca di base è quella che grava prevalentemente sui fondi pubblici, no? Proprio perché non porta risultati produttivi. La ricerca applicata invece, le università italiane hanno incominciato anche a spenderla con le imprese, nei rapporti con il mondo esterno. In che modo però? Ma la maggior parte dei rapporti con le imprese, col mondo della produzione riferita ai laboratori universitari di ricerca, deriva da rapporti convenzionali. Che cosa significa rapporto convenzionale? Significa che un'impresa ha bisogno di un determinato risultato. Si rivolge al laboratorio universitario e dice: mi fai una ricerca su questo argomento? Te la pago. Si fa un contratto, una convenzione, il laboratorio universitario fa quello che gli è stato commissionato e lì la cosa si chiude. Questo è un rapporto tradizionale di intendere il trasferimento dei risultati della ricerca, una ricerca su commissione che arriva ai laboratori pubblici dall'esterno. Questo tipo di rapporti le università italiane l'hanno intrattenuti per lungo tempo e continuano a intrattenerli, però quello su cui bisogna lavorare, che in Italia rispetto ad altre situazioni ancora va sviluppato, sono gli altri modi di trasferire i risultati della ricerca applicata. Quali sono gli altri modi? Ah, qui vedete quello che potrebbe essere un'agenda se avessimo più tempo. Io penso che degli argomenti che vedete proiettati ne tratterò rapidamente un paio. Il business plan, tanto so che lo tratterete più avanti con qualcun altro relatore. Dicevo, quali sono gli altri modi per trasferire i risultati della ricerca applicata? Uno degli altri modi è quello di
vendere il risultato della ricerca a qualcuno, cioè i diritti di sfruttamento del risultato della ricerca a qualcuno, dopo che questo risultato della ricerca sia stato protetto, cioè brevettato. Nel campo dei brevetti, c'è molto da lavorare. C'è molto da lavorare perché siamo ancora un po' indietro in Italia. Questo perché, non è stato chiaro per lungo tempo di chi fosse la proprietà di un'invenzione, di un brevetto conseguito in un laboratorio universitario. Tanto per chiarirci. Se il professore di chimica scopre una nuova materia plastica, scopre un prodotto nuovo, facendo attività di ricerca dentro un laboratorio universitario. Il proprietario della ricerca è lui o è l'università? Sembra una questione di poco conto. Su questo, poi, le persone che si occupano in questo campo, come il dottor Meloni, lo sanno bene, ci si è scannati per lungo tempo. Poi c'è stato un decreto legislativo, se non ricordo male, nel 2003-2004, che ha tagliato la testa al toro e ha detto, me la faccio molto, la semplifico un po', le università si possono dotare autonomamente di un regolamento brevetti che le porta a disciplinare con gli inventori, gli scopritori, l'utilizzo di queste, del cosiddetto trovato dentro le università. E quindi le università si sono dotate, chi più chi meno, di un proprio regolamento brevetti. I regolamenti attualmente che vengono utilizzati sono regolamenti che permettono all'università di finanziare le spese di brevettazione acquisendo i diritti di sfruttamento. Il che significa che le università in questo modo acquisiscono degli asset, cioè dei valori intangibili, asset che poi possono negoziare. Anche qui vi lascio. Guardo mio amico dottor Meloni perché vi lascio immaginare che cosa succede quando si deve andare a vendere un brevetto dentro un'università. Allora faccio una gara per vendere il brevetto che ho io università acquistato oppure vado a trattativa privata. Al Politecnico di Milano, che sono un po' più avanti, vanno a trattativa privata, cioè si scelgono il migliore offerente, non fanno manco un'asta. Altre università un po' più statali o stataliste nell'atteggiamento fanno le procedure ad evidenza pubblica. Ma, ripeto, anche di questo credo parlerete più avanti, è tutto un aspetto anche questo da indagare. L'altra possibilità è quello di sfruttare i risultati della ricerca costruendoci intorno un'impresa, ovvero creando quello che si chiama uno spin-off della ricerca. Anche qui le problematiche che ci si trova ad affrontare sono parecchie e abbastanza complesse. Gli spin-off, appunto come imprese che nascono dalla ricerca universitaria, possono anche prevedere la partecipazione dell'università alla compagine societaria. Cioè, se si crea un'impresa dentro l'università, l'università non solo riconosce questa impresa come nata dalla ricerca condotta nei suoi laboratori, ma può, se lo desidera, diventare socio di questa società. Parliamo delle imprese spin-off, lo dico per, se tra voi c'è qualche laureato in economia, laureato in giurisprudenza, le imprese spin-off sono società di capitali. Quindi o società a responsabilità limitata o addirittura società per azioni. L'università può partecipare e allora a quel punto l'impresa spin-off della ricerca diventa quello che si chiama uno spin-off accademico, cioè un'impresa partecipata dall'università perché nata nei laboratori universitari e perché l'università riconosce un qualche interesse strategico di lungo periodo nel fatto di diventare membro della compagine sociale. Ci siamo? I brevetti
due concetti che stanno alla base di questa diciamo, visione dell'impresa spin-off sono quelle che vedete proiettati, e cioè l'impresa nasce dentro un laboratorio di ricerca universitaria e chi la promuove è un membro della comunità accademica, un tecnico, un professore, un ricercatore, in quanto promotore. L'idea deve essere appunto frutto della ricerca universitaria. Uno degli aspetti che io credo vada subito chiarito è che non tutte le imprese che nascono dalla ricerca devono essere imprese spin-off accademici, cioè la situazione più virtuosa, quella più auspicabile, è quella in cui le imprese spin-off sono imprese che nascono dalla volontà di giovani ricercatori non accademici, non professori. Quella è la situazione più virtuosa. Forse per voi la cosa può risultare un po' incomprensibile, ma il professore che, oltre che promuovere l'impresa spin-off, ne diventa, posso dire, l'amministratore, la persona di riferimento, deve essere un caso unico o raro. Perché? Perché il problema è che in quel caso l'impresa spin-off rischia di non sortire gli effetti sperati, diventa un po' il giocattolo del professore. Tanto mi sa che di professore ci sono solo io, quindi se anche parlo male della categoria non c'è problema. Diventa un po' il giocattolo del professore, mentre invece i casi delle imprese più virtuose, più interessanti, sono quelli in cui a dar vita a queste imprese spin-off sono dottorandi di ricerca. Persone che non trovano una collocazione dentro l'università, ma che hanno maturato durante il periodo degli studi universitari, durante il dottorato di ricerca o attraverso assegni di ricerca con l'università, delle competenze tali che possono essere trasferite in ambito produttivo. Se qualcuno di voi o ha fatto il dottorato o ne ha sentito parlare, saprà perfettamente che uno dei problemi dei dottorati di ricerca italiani è che fuori dall'università non hanno alcun valore o ne hanno pochissimo. Cioè, i dottori di ricerca da noi o finiscono per fare i ricercatori universitari e poi professori, o in rarissimi casi spendono il loro titolo di dottore di ricerca fuori dall'università. E questo è un caso, diciamo, tutto italiano. Perché? Perché laddove c'è un'università più vicina al mondo della produzione, laddove c'è un sistema della ricerca più moderno rispetto al nostro, i dottori di ricerca non solo trovano occupazione nelle imprese private, ma sono le imprese private che li vanno a cercare. Perché? Perché il dottore di ricerca in ingegneria, magari non, forse non un dottore di ricerca in filosofia, ma un dottore di ricerca in ingegneria, un dottore di ricerca in chimica, è una persona estremamente appetita nel mondo della produzione. Allora, figuriamoci se queste persone incominciano a pensare di usare quello che hanno imparato nel mondo della ricerca e dell'università fuori dall'ambito universitario. E magari lo fanno in proprio, creando una nuova azienda. Perché dicevo sono i casi più virtuosi questi? Perché si formano imprese, quelle sì altamente innovative, quelle sì partecipate da giovani, quelle sì ad alto valore aggiunto. Cioè, il concetto nocciolo è che un'impresa basata sulla ricerca, e cioè innovativa, è un'impresa che produce servizi ad alto valore aggiunto, perché fa qualcosa che qualcun altro non fa.